Bentrovati amici, oggi parleremo delle cure e delle attenzioni che dobbiamo mettere in campo nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi a quando abbiamo fatto i nostri innesti. Sarebbe infatti mortificante nello scoprire che dopo aver messo tutto il nostro impegno nel eseguire questi innesti, nei periodi successivi a causa di nostre noncuranze, disattenzioni o superficialità o anche a causa di eventi esterni, tutto questo lavoro andrebbe in fallimento. Ma andiamo con ordine. Intanto vi invito a mettere un like se vi piace questo filmato, a iscrivervi al canale e a attivare la campanella per restare aggiornati di tutti i video che metterò in futuro. Ok, partiamo dal sacchetto di plastica. Qualcuno è contrario a mettere il sacchetto di plastica, ognuno è libero di fare come vuole, io mi sono trovato sempre bene a metterlo. Infatti con l'effetto serra che si viene a creare mantiene umido l'innesto ed in più evita alla marza di disidratarsi prima che avvenga la saldatura con il porta innesto. Come sappiamo bene, nel primo periodo dell'innesto la marza si mantiene in vita prendendo della linfa che ha essa stessa, e se questa linfa finisce prima che avvenga la saldatura con il porta innesto avremmo sicuramente un fallimento. Quindi il sacchetto di plastica, evitando la disidratazione, darà la possibilità alla marza di sfruttare tutte le sue risorse che ha all'interno, dando così il tempo di poter saldarsi con il porta innesto e solo allora si potrà alimentare da esso. Detto questo, diciamo che il sacchetto di plastica va controllato ogni 5 giorni e trovandolo con la condensa io l'ho rivolto dalla parte asciutta e lo rimetto. Questa operazione va fatta ogni 5 giorni fino a che le gemme non si saranno mosse e cominciano a schiudersi. E solo a questo punto io tolgo il sacchetto di plastica, perché con la condensa che si provoca all'interno venendo a contatto con le giovani gemme potrebbe farle marcire. Ecco, vedete? Qui sono sfondate le gemme in questo innesto e il sacchetto di plastica viene tolto. Sono trascorsi circa 25-30 giorni dal momento dell'innesto, da qui in poi lasceremo soltanto il sacchetto di carta. Qui vedete questo cordone più gonfio lungo la circonferenza del porta innesto, è il segnale che appunto il porta innesto sta cominciando a lavorare per la cicatrizzazione. Adesso che ho tolto i sacchetti di plastica da tutti gli innesti, ne approfitto per farvi vedere una carrellata e quindi degli aggiornamenti su video che ho pubblicato nei giorni scorsi. Questo è un zucchino Regina Claudia. Questo è un zucchino Goccia d'Oro, sempre su prugno domestico. Questo ramo è albicocco San Rosso, sempre sul prugno domestico. Altro zucchino Goccia d'Oro, altro Regina Claudia. Passiamo adesso al sacchetto di carta che abbiamo messo per proteggere i giovani germogli dai raggi diretti dal sole. Questo sacchetto di carta verrà tenuto per qualche altro mese finché questi germogli non si rimborseranno. Però subito dopo che abbiamo tolto il sacchetto di plastica dobbiamo mettere questi tutori che serviranno a non fare sfregare con il vento il sacchetto di carta con i giovani germogli e quindi farli cadere. Alla fine, quando toglieremo pure il sacchetto di carta, questi tutori verranno allungati man mano che i rami cresceranno e appunto questi rami verranno assicurati ai tutori in maniera che il vento non li possa spezzare. Con questo finisco il video invitandovi a mettere un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, riceverete così le notifiche tutte le volte che metterò altri video. Un saluto, alla prossima, ciao!